Sua Eccellenza, l'impegno cristiano, la testimonianza cristiana che si realizza, si manifesta nella lotta contro l'illegalità, contro le mafie, dare giustizia a chi ha sete di giustizia per invertire una rotta pericolosissima che ha prodotto sin troppe morti innocenti. Questo significa riandare al cuore del Vangelo, ma soprattutto significa riandare al cuore della vita degli uomini. La vita degli uomini è segnata dal male e soprattutto da quel male che si concentra in strutture di peccato, come sono d'altra parte strutture di peccato le tante mafie. E dunque ancora una volta il Vangelo abbraccia l'umano e l'umano può trovare nel Vangelo una grande potenza, dare la vita per altri, perché altri siano riscattati dal male. Penso che oggi il messaggio dopo 25 anni di quel sacrificio sia chiaro, sia evidente, e penso che i tanti giovani che stasera sono qui a Via D'Amelio sia il segno di come realmente il Vangelo abbia oggi molto da dire e come oggi la carne degli uomini sia realmente un appello per tutti gli uomini, ma in particolare per i cristiani. Sua Eccellenza, si apre poi un'altra problematica pesante, quella del perdono. Il messaggio cristiano dice di perdonare, però il perdono è un percorso in salita che deve fermentare, deve sedimentarsi, deve maturare. Questo senza dubbio. Se mi permette, vorrei attingere anche alla sapienza della Bibbia, che ha un libro, il libro dei Salmi. E i Salmi sono tutti sentimenti umani portati al cospetto di Dio, perché la preghiera non sono formule ma è la vita presentata a Dio. E tra i Salmi ci sono anche quelli di imprecazione. È chiaro che certe vicende che imprimono nella vita una grande sofferenza hanno bisogno di essere elaborate, però è lì la potenza della fede, perché la fede ci pone dinanzi a un Dio che ha la capacità, come ha fatto lui d'altra parte, ha la capacità di farci elaborare anche noi le conseguenze della violenza umana nella vita di chi noi vogliamo bene. Per concludere, l'importanza della formazione, della scuola, proprio nell'ottica di una cultura della legalità, la crescita delle nuove leve formate e informate a certi principi. Senza dubbio un evento come quello di stasera intanto ci dice che c'è formazione, c'è educazione, ma anche una grande valenza educativa, formativa, ed è l'augurio che io vorrei realmente rivolgere da questo, direi, da questo luogo così significativo, che dire un grazie a quanti si fanno interpellare da questi esempi meravigliosi, ma un grazie perché da ognuno di noi stasera parte un grande messaggio educativo in ordine alla legalità, ma soprattutto in ordine a pensare la vita in dimensione di dono di sé perché altri vengano riscattati dal male.